Siamo lodati Gesù e Maria. Sì. Due riflessioni sulle letture che abbiamo ascoltato. La prima lettura, l'abbiamo riconosciuta, è la seconda parte della descrizione della creazione che abbraccia tutto il primo capitolo del libro della Genesi, culminante con la creazione dell'uomo. E sappiamo che il racconto biblico descrive la creazione in 7 giorni, sappiamo anche, penso che più o meno ci arriviamo tutti quanti, no? Signore ha creato un universo, oggi sappiamo che tra l'altro non è così, in 7 singoli giorni, ma parlare della creazione in 7 giorni, 7 nella Bibbia è il numero della perfezione, quindi vuol dire che tutto l'universo creato, di cui tra l'altro oggi gli scienziati ci dicono che noi non sappiamo praticamente nulla o quasi, nonostante che ne conosciamo un bel po', è un'opera perfetta, è un'opera anzi perfettissima. E tra l'altro in tutta la creazione, su questo dobbiamo sempre fare molta attenzione, noi troviamo non soltanto l'incessante firma di Dio, adesso faremo qualche esempio, ma anche un atto di amore di Dio verso noi suoi figli, perché tutto il creato è stato fatto per noi, l'uomo è presentato dalla Genesi come il vertice della creazione, come l'ultimo atto, e la grande parola che il Signore gli dice agli uomini è: soggiogate e dominate la terra, i pesci del mare, l'uccelli del cielo, ogni essere vivente che striscia sulla terra. Ora, io invito, io ogni tanto lo faccio, raramente perché ho poco tempo, di andare a vedere qualche bellissimo documentario sul creato. Ogni volta che si vedono quelle cose si rimane con due occhi così, perché Dio ci ha avuto veramente una fantasia. Io non lo so se i biologi, botanici, gli zoologi sono in grado di numerare tutte le specie di pesci, per esempio, che esistono, tutte le specie di uccelli, di animali, cioè sono tantissimi, tanti, d'accordo? E le acque, per esempio, che circondano la terra, sapete che pensiamo che la terra sia molto grande, ma la maggior parte del pianeta terra è acqua, le acque dei mari, gli oceani, sono, mi ricordo la percentuale, ma credo che siano il 70% del pianeta terra, una cosa del genere, molto di più della terraferma, e lì dentro c'è una vita anche adesso. Pensate che sta succedendo adesso nel profondo degli oceani, chi ci sta? Che stanno a fare tutte quante le creature che vivranno là sotto? È un qualche cosa assolutamente di immenso, e la terra, dentro la creazione, è, guardate, meno di un punto di spillo in confronto a tutto il pianeta terra, se pensiamo agli orizzonti dell'universo. Quindi alzare gli occhi verso la creazione, cosa che dovremmo fare molto spesso, è conoscere qualcosa, le vestigia, dicevano i Santi Padri, della grandezza, della potenza, della magnificenza di Dio. E fate attenzione quando oggi certi pseudo-scienziati, bisogna dire per forza pseudo, anche se poi sorprendono, dicono: no, ma la creazione, ma c'è l'evoluzione casuale delle cose, cioè che uno spettacolo di questo genere, se connessi, si sia fatto da solo. Io dico sempre che il caso è l'anagramma della parola caos. Caos significa disordine, da cui se cambi le lettere viene fuori caso. Noi non conosciamo nulla di bello, di buono, di ordinato e di vero che viene dal caso. D'accordo? Provate questa sera, andate a andare a casa, vi mettete seduti e aspettate che il caso vi pare la cena, una buona cena, di quelli che si fanno beccare proprio i baffi, provate, insomma. Se uno poi ci riesce, dice, allora esiste il caso, no? E dobbiamo ringraziare molto il Signore per tutto quello che ci ha dato, nella creazione, che è davvero tanta bellezza e tanta roba, e magari spesso l'uomo dimentica di farlo. O meglio, si dimentica anche che dietro la creazione c'è un creatore a cui bisogna dire grazie per quello che ha fatto. Poi c'è il Vangelo, l'uomo non soltanto a volte si dimentica colpevolmente di Dio, anche se le sue opere sono sotto i suoi occhi, come nella creazione, ma a volte pretende di mettersi al posto di Dio. Gesù nel Vangelo entra in polemica con i farisei perché, a udite, c'è tanto il problema delle tradizioni religiose elaborate durante la storia di Israele dai vari rabbini, per cui
leggi di purità, tu non ti puoi mettere a tavola se non ti mangi, vino, comida in un certo modo, guardate che se uno va a leggere tutto quanto, e se succede questo apre di cielo. Ma queste erano norme umane scritte nel corso del tempo, giustamente con buone intenzioni, allo scopo di suscitare una certa riverenza religiosa, un certo senso del sacro. Per tutti dice, attenzione, qui ci sta, Dio ha detto tante cose, e qui fa un esempio abbastanza brutto, e c'è il quarto comandamento, con la tua madre e tua madre, sapete che se aprite il catechismo, se apriamo il catechismo, nel quarto comandamento c'è scritto che questo comandamento rientra anche il fatto che se tuo papà e tua mamma a un certo punto hanno bisogno di te e del tuo aiuto, figlio, tu devi provvedere a loro per obblighi di giustizia, perché ti hanno dato la vita, capito? Non è che tu te ne puoi infischiare, potendo aiutarli mi lasci morire, capite, così. E questa è la verità anche per gli ebrei. Se erano inventati questa cosa, se tu hai 3.000 euro d'avanza e tu dici che faccio di dopo, papà e mamma, o li porto nel tempio, dice, faccio l'offerta sacra col panna, dice, ma se fai l'offerta sacra papà e mamma se no non ti fanno, quella è l'offerta sacra, l'hai devoluta al tempio e quindi stai tranquillo che se papà e mamma si muoiono di fanno non c'è nessun problema. Tra l'altro sembrerebbe pure una cosa di spesa, i soldi va dati al tempio, quindi non è che si deve messi in tasca, quindi Dio è più importante degli uomini, ma quando mai? Capito? Dio non mangia, capito? Se papà e mamma stanno male, cioè il quarto comandamento, capito? Poi l'offerta al tempio la fai se ti avanzano, ma prima pensi ai tuoi genitori, e qui è l'argomento della polemica di Gesù Cristo. Scusate, ma che cosa state facendo? Cioè, capite che state andando oltre, cioè con la legge umana, con la vostra mentalità, voi state sostituendo la legge divina. Chi lo sa se Gesù fosse venuto sulla terra oggi? Oggi purtroppo delle leggi umane che sono contro la legge divina, formalmente contro, purtroppo si trovano in non pochi ordinamenti degli stati, qualcuno purtroppo anche nel nostro stato, no? Però il problema è che quando si esce dall'ordine divino, perché se Dio dice una cosa, cioè i suoi buoni motivi per dirla, si esce dall'ordine divino e si vanno a fare guai grossi. E purtroppo i guai grossi poi ricadono sempre su chi li fa. Ecco, quindi Gesù ora come allora raccomanda a tutti noi attenzione. Ecco, se Dio dà una disposizione, pensaci 100 volte prima di andarci contro o prima di eluderla, d'accordo, di affiancarne un'altra che in qualche modo le faccia concorrenza, perché, ripeto, quando si esce da questo, come quando si stravolge il creato, qui bisogna rileggere la civica di Papa Francesco, quella sul creato, come quando si stravolge il creato poi si rivolta contro, adesso sono tutti preoccupati con le leggi di riscaldamento del clima, eccetera, eccetera, ma siamo noi che stiamo violentando il creato e ti si ritorce contro. Poi se tu esci dalla legge di Dio e cominci a fare di testa tua, accomodati pure, ma ti si ritorcerà tutto contro, il male che ce ne viene. Ecco, quindi ci aiuti Maria Santissima, che abbiamo festeggiato ieri, a riconoscere la bellezza e la bontà di quello che Dio ha fatto sia nella creatura, sia nella creazione che nelle leggi che ci ha donato, e non soltanto ringraziarlo, ma accogliere con amore quello che ci ha donato e viverlo per la sua gloria, ma anche, ricordiamolo sempre, per il nostro bene. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre, Signore.